Buonasera, benvenuti. Questa è la 25esima ora, lo spazio notturno della 7 dedicato al cinema e al cortometraggio italiano indipendente. Siamo in compagnia di Davide Manuli per la terza serata consecutiva. Infatti è proprio a lui che stiamo dedicando un'intera settimana, dal lunedì al venerdì, a tutti i suoi lavori. Abbiamo cominciato con i suoi lavori girati all'inizio degli anni 90. Davide ha avuto una vita errabonda, si è andato in giro per il mondo per un sacco di tempo. Ieri abbiamo visto il suo primo lungometraggio. Lo consideriamo uno dei talenti più visionari, immaginifici, originali del nostro cinema italiano, e quindi siamo molto contenti di averlo qui anche questa sera. Questa sera ci andiamo a vedere il tuo backstage, che è intitolato Contromano e non è altro che il backstage di un film di Peter Del Monte, e cioè Controvento, che ha diretto nel 2000, se non mi sbaglio. Sì, questo qui è, diciamo che è una specie di documentario backstage, non è proprio un backstage. Per backstage qua in Italia si intende una durata più corta, questo okay. Qua è quasi un documentario. Ok. Ma uno spirito libero come te, cioè da queste sere in cui abbiamo chiacchierato, viene fuori comunque anche la tua vena totalmente anarchica. Come hai deciso di metterti lì e dire no, ma io giro questo backstage piuttosto che questo documentario? Com'è andata, Davide? Ma è andata che Peter Del Monte è un mio caro amico, il quale stimo molto la persona e il lavoro. Ok.